Benvenuti nel fantastico mondo di Zio Reno. Allora, con l'arrivo del computer nuovo, come avete visto su TikTok, la prima cosa che mi ero ripromesso era di giocare a Fallout 4 per il VR. Avevo comprato l'Oculus Quest, avevo comprato il gioco, ma non avevo calcolato la cosa più importante, ovvero che il mio computer dell'epoca faceva cagare. Di conseguenza non riuscivo a supportare tutto quello che riguarda il collegamento dell'Oculus Quest per giocare appunto con Fallout VR. Ma dal momento che adesso ho un bestione qua sotto, finalmente posso dirvi Fallout VR, eccolo qua. Vi lascio stare tutta la tarantella, perché dai, se ormai Fallout 4 si sa come inizia. Quindi andiamo a conquistare la zona contaminata con un manganello e un Pip-Boy gigantesco, che adesso vado subito a cercare di modificare. Adesso si possono infilare dentro le cose in questo Pip-Boy. Anche la faccia. Brutta. Madonna che ansia quando salta, mix. Mi manca il vuoto, ho gli scrisolini alle palle quando salta. Woohoo! Intanto è una bellissima giornata di sole. Buongiorno mondo. Allora, cioè raga, voi non avete idea, per un appassionato di Fallout come me, per la prima volta riuscire a giocare col VR su Fallout 4. Oh, che sogno. Bando alle ciance e andiamo subito a trovare il nostro amico Codsworth. Codsworth, non lo so, non è riuscito a pronunciarlo. Bottiglia Molotov, Radway. Per lanciare granate o piazzare le mine, equipaggia nel Pip-Boy, quindi devi premuto. Dio c***o, è sparito il messaggio. Non sono riuscito a leggerlo, tanto non le ho mai usate. Chi è che usa le mine? Ah, onestamente fa un po' di caga, cioè, nel senso, per il momento finché è tutto ok, tranqui, però non so quando ci saranno Deathclaw e robe varie, se... Porca puttana, non vedo l'ora. Unica pecca è che io sudo come un porco, di conseguenza mi si sta già appannando la vista, anche perché sono super eccitato all'idea di andare a colpire gente con il mio manganello. Andiamo. Ehi, bro! Eccolo, il mio bro! Hanno preso mio figlio! È sparito, cazzo! Eh sì, hanno ammazzato la mia moglie. Ora basta deprimermi. Vogliamo cercare insieme? Assolutamente sì. Andiamo Codsworth insieme. Mosche! Puta merda! Spero. Che schifo. Cazzo, qua 100.000 volte meglio così il gioco. Che bello. Mosca! Qui! Merda! Brutta! Che schifo! Sarebbe utile un grimaldello, quello sì, quello sarebbe molto utile, magari nelle altre case. Beh, in quella sicuramente... Le barriere. Beh, in quella sicuramente non c'è niente. Qui sopra, accendino, gli accendini sono sempre utili. Oh, tappi! Sto grondando come un maiale, allora. Magliette e pantaloni. Sono vestito, vero? Boh. Mi tiro sui capelli, pupa, perché sto letteralmente morendo di caldo. Mi sia data una mano, per piacere. Questo volevo, Grognak il Barbaro aumenta la forza più 5% di danni. Ma è nude in mischia, quindi significa anche con questo manganello, che chiameremo il risolutore. Sono special, scegli un attributo da migliorare. Miglioreremo la forza. C'ho i muscoli nelle mani. Tanto si possono infilare le robe in questo super Pip-Boy. Utilissimo manganello per indicare. Guardalo lì, figli di puttana. Ricordatevi, dov'è la telecamera? Ricordatevi che se c'è un pezzo di tronco che appoggia su una casa, che potete andarci sopra, sicuramente c'è qualcosa. In questo caso, munizioni, bottiglia, bottiglia di Molotov e pistola. Mi verranno gli sgrisolini alle palle. Che figata. Ciao Codsworth, ci vediamo dopo. Vediamo la pistola. Dio. Questo menu. L'unico insetto buono è un insetto morto. Un altro? Dov'è? Lì? Merda! Come funziona il grimardello con... Se solo avessi una forcina. Non ho forcine, poi. Rasciamo un po' la partita in realtà, perché raga, cioè, l'avrò finito 70 volte sto gioco, basta. Tu sei bello grosso. Aia, le caviglie, Dio! È subito da andare ad azioni. Vabbè, grazie al cazzo, mi ha morso la caviglia. Granata frammentazione! Cos'è successo? Ah, così faremo dei spav? Il fucile a doppia canna, fatto. Ok, oh, wow! Che fucilone! Ma si pugna con due mani? Cioè, devo infilarlo qua dentro, è gigantesco sto fucile. Come faccio a impugnarlo solo con una mano? Armiamoci fino ai denti, perché adesso si va a caccia dei lati talpa. E là c'è il miglior personaggio di tutto il gioco. Ciao, che ci fai qua fuori tutto? A questo punto dovevano venire fuori dei lati talpa.
In realtà i talpa li abbiamo trovati, a quanto pare. Schifo! Ma che schifo! Allora, pelle d'oca! Che cagare che fai! Spaccagli la testa! Levati. Brutta merda! Non t'azzardare! Non t'azzardare a toccare il mio cane, eh! Dio! Vieni qua, brutto schifoso! Te e la tua gamba di merda! Pistola! Moneta spav! No! Come si faceva la moneta spav adesso? Fa il culo anche la moneta spav! Vieni qua! Attiva la luce! Vaffanculo! Brutta merda! Nella gamba! Ho capito la moneta spav? Easy! Adesso assaggeranno il mio manganello! Porca puttana se lo assaggiate! Apri questa porta di merda! Ora ci Vaffanculo! Se l'ho preso sul braccio! Stai zitto! Ho un compito da finire. Tu. Non si fa. Assaggia il mio manganello. Preston Garvey, Minuteman del Commonwealth. Preston, colui che rompe le balle ai popoli del nord. Oh, finalmente usare la luce in Fallout serve a qualcosa. Ho finito le forcine. Non ho le forcine, Dio. Una forcina, raga. Forse ce l'hanno sui butei. Arriva qualcosa. So già cosa arriva. Stai zitta. Ma Dio, ma tutte le forcine. Questo gioco qui era più di forcine. Allora facciamo col terminale. Porco ci mette una vita. Sblocca e cancello. Olè. Wow. Che figata. Certo che oh, con una mano. Sì. A darmi pari, figlio di puttana! E così, questi qui sono i Deathclaw in VR! Mamma mia, che belli! Picchio con questo, eh! Dai! Dai, c'è stare il mio cane, figlio di puttana! Maledetto! Muori, merda! Semplice, no? Fai la porta presto! Presto! Aspetta! Oddio, ho letto una granata! Oh, oddio! Arrivo presto! Ho sistemato la situazione! Mi sono sempre chiesto... Cosa succede se... Vi lancio una granata lì? Non ha perso la testa! Da qui in poi tutti conosciamo la storia di Fallout 4, ovvero di Preston, figlio di puttana, che rompe le palle per ogni cazzo di insediamento da andare a salvare. E quindi è il momento di dirci addio. Per un appassionato della serie come me, entrare nel mondo di Fallout con la realtà virtuale è un'esperienza unica. Al di là dei comandi che sono poco intuitivi, al di là dell'interfaccia che effettivamente è un po' un casino, onestamente parlando, Fallout VR al momento è uno dei giochi più belli a cui abbia mai giocato per la realtà virtuale. Fatemi sapere nei commenti se volete una seconda parte. Io vi auguro come al solito buonanotte e buone botte.